Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi volevo fare il video acquisti di giugno 2022. Iniziamo come sempre dagli acquisti per Star Comics. In realtà ce n'è solo uno ed è il volume 16 di The Unsullied Bride, un volume che non mi è piaciuto molto, onestamente, è sicuramente uno di quelli che finora ho gradito meno per questa serie che di solito in realtà ci mette molto più tempo a uscire. Non so come mai in questo caso sono passati così pochi mesi dall'ultimo volume, che invece non mi era dispiaciuto affatto, onestamente. Qui torniamo ad un livello bassino, onestamente, e che soprattutto offre poche prospettive per i capitoli a venire. Il manga secondo me rimane accettabile complessivamente, però spero che nel prossimo periodo si inizi a parlare, quantomeno a parlare, di una possibile conclusione di questo manga che va avanti da tanti anni e nel corso del tempo mi sembra aver esaurito un po' le sue idee migliori, e soprattutto da parte mia non c'è più tanto la curiosità così di leggere il volume successivo, quindi spero che, ripeto, perlomeno si cominci a parlarne. Passiamo all'unico acquisto per Goen, il volume 25 di Karakuri Circus. È stato un volume buono, sicuramente sopra la media per quanto riguarda questa serie, che difficilmente riesce a catturarmi sul serio, ma che era riuscita a farlo soprattutto nell'ultimo volume, che aveva proposto un colpo di scena a dir poco memorabile e totalmente inaspettato, tra l'altro. Questo non è stato così sorprendente come volume, però comunque piacevole, e se il manga rimanesse questo da qui fino alla fine, complessivamente non mi dispiacerebbe come cosa. Passiamo agli acquisti J-Pop con il volume 17 per Golden Kamuy. Un buon volume anche in questo caso per una serie che ha saputo magari essere più interessante in passato. Vedo che gli ultimi capitoli, che sto leggendo io naturalmente, sono buoni, però non sono, diciamo, particolarmente importanti magari per la trama, non ci sono degli sviluppi così pronunciati. Eppure ciò che mi stupisce un po' di questi ultimi volumi è che sono molto scorrevoli, laddove invece il manga fino a qualche tempo fa a volte magari era più interessante, altre volte meno, però era un pochino più macchinoso nello sviluppo, proprio nella narrazione, anche perché comunque c'erano sempre tantissimi dialoghi, a volte interessanti, ma comunque rendevano il tutto un po' dispersivo talvolta. Qui secondo me le cose si sono fatte un pochino più intense, il ritmo è diventato un po' più rapido, e spero che a questo nei prossimi volumi possa aggiungersi anche appunto un progresso nella trama più sostanzioso, perché le due cose possono stare assieme, e quando sono andate assieme in passato in questo manga il livello si è alzato molto, quindi spero che appunto i prossimi volumi possano essere più convincenti su tutta la linea. Altro recupero che sto facendo ultimamente per J-Pop, si tratta di The Climber volumi 4 e 5. Una serie che mi sta sorprendendo tantissimo, perché nonostante ne abbia sempre sentito parlare molto bene, devo dire che la sto apprezzando al di là di ogni più rosea aspettativa. È un manga super adrenalinico, è un manga davvero coinvolgente, che ti fa sentire protagonista delle vicende, e con un disegno che è la perfezione, è letteralmente la perfezione, il meglio che si può desiderare da manga di questa tipologia. Il volume 4 nello specifico è stato un volume anche molto intenso per gli sviluppi, diciamo, sulla trama, perché c'è anche un salto temporale, le cose cambiano radicalmente per il protagonista, quindi è stato un volume interessante anche sotto quel profilo. Il volume 5 invece è un po' meno sostanzioso sul piano narrativo, però propone sempre delle scalate, dei momenti davvero magnifici e visivamente super appaganti, quindi io non posso fare altro che sperare che The Climber sia questo fino alla fine, perché qua siamo ad un livello davvero molto alto. Passiamo a Planet Manga e cominciamo con il volume 24 per One Punch Man. Un volume discreto per questa serie, che sicuramente in passato ha saputo offrire dei volumi più coinvolgenti ma soprattutto più divertenti. Qui siamo ad un livello sicuramente più che accettabile, però nel complesso ho avuto la sensazione che i volumi 21-22 fossero stati un pochino più dinamici, un pochino più accattivanti. Già il volume 23 aveva un po' abbassato il livello, e tra l'altro quello era uscito quasi un anno fa in Italia, quindi abbiamo aspettato davvero tanto tempo per leggere questo volume qua. Io un po' meno, perché il volume 23 l'avevo letto alla fine dell'anno scorso, ma l'assenza comunque di questo manga per me si era fatta sentire. Spero che il prossimo possa essere anche meglio e che soprattutto possa uscire fra qualche mese e non fra qualche anno, perché le tempistiche ultimamente per le uscite di questi volumi mi sono sembrate un po' troppo dilatate. Volume 4 per la Deluxe Edition di 20th Century Boys, un manga che in questi 4 volumi mi ha catturato progressivamente di più, perché la narrazione, che non è mai stata lineare, si è fatta
sempre sempre più articolata, in particolare dall'ultimo volume, dove abbiamo aggiunto, diciamo, una nuova dimensione temporale, dove ci siamo spostati ad un presente ambientato nel 2014 e quindi i fatti del 2000 sono diventati, diciamo, passato, ma è un passato al quale si torna molto spesso, e questo continuo ping pong tra appunto le varie realtà temporali è davvero realizzato bene e rende la lettura molto molto accattivante, al tempo stesso però anche un po' difficoltosa, nel senso che recuperare questa storia all'inizio di ogni volume si sta rivelando sempre un po' più difficile, malgrado siamo solo al volume 4, perché questo sì è davvero un manga che bisognerebbe leggere volume dopo volume con grande continuità per poterlo apprezzare davvero in ogni sfaccettatura. La sensazione che io ho leggendo manga così complessi la prima volta è sempre quella di perdermi qualche pezzo per strada, però la caratterizzazione dei personaggi è ottima, i misteri sono super affascinanti e quando leggi un volume comunque man mano che ingrana diventa molto molto coinvolgente. Ci sono ancora tantissime cose da chiarire, ancora tante cose da scoprire, spero che si rivelino soddisfacenti, perché è un manga che comunque gioca molto su una componente misteriosa che, qualora non fosse all'altezza, diciamo, sarebbe appunto una grossa delusione, ma spero che lo sia, perché per il resto si è rivelata finora una storia super interessante, spero che lo sia anche per i prossimi volumi. Andiamo avanti con il volume 2 per la nuova edizione di Proteggi la mia terra. Il primo, devo dire, mi era piaciuto molto, l'avevo trovato particolarmente interessante e originale, seppur un po' troppo assurdo su alcune cose, e devo dire che questa sensazione generale di assurdità l'ho percepita molto anche all'inizio di questo volume, che è stato un po' pesante e un po' troppo dispersivo nelle informazioni che ci vengono date, il che mi aveva fatto temere il peggio. Per fortuna però dopo il volume, nel corso delle pagine, riesce a riscattarsi molto bene, proponendo una lettura ben più scorrevole di prima, anche se per ora rimane in generale una certa confusione nella comprensione di vicende che sono davvero molto molto difficili per ora da comprendere al 100%. Spero che nei prossimi volumi alcune cose vengano chiarite, perché si tratta di un manga dal grande potenziale narrativo, con dei disegni tra l'altro bellissimi, però con alcune cose un po' troppo fumose per ora, quindi spero che si faccia chiarezza su alcuni aspetti della trama, che poi per il resto comunque è un manga davvero davvero apprezzabile. Concludiamo per Planet Manga con quello che è probabilmente il recupero degli ultimi tempi che mi sta piacendo di più in assoluto, e sto parlando di Homunculus volumi 3 e 4. Homunculus è un manga che mi cattura in un modo che raramente ho provato leggendo qualunque cosa, nel senso che dopo che l'ho comprato, appena torno a casa vorrei leggerlo immediatamente, e quando inizio a leggerlo non mi fermo mai, non ho mai la sensazione di voler spezzare. La lettura dei volumi è qualcosa veramente di incredibile. Questo grazie a una storia che è interessantissima, a un tratto anche qua davvero meraviglioso, in generale a una lettura che è coinvolgente come poche cose al mondo. Il volume 3 poi in particolare è stato ricchissimo di informazioni, ricchissimo di dettagli sulla natura degli homunculus, che è molto molto più complessa di quello che non potesse sembrare all'inizio. Il volume 4 invece si concentra più su un personaggio in particolare ed è comunque molto interessante, ma scende un po' il livello di informazioni che vengono date. In ogni caso è un manga strepitoso fin qui e io non posso fare altro che sperare che rimanga tale fino alla fine. Passiamo all'angolo delle letture, ovvero a quei manga che leggo durante il mese pur avendoli acquistati precedentemente, quindi non essendo propriamente degli acquisti del mese stesso, e questo mese ho concluso la lettura di Sayuki, precisamente dei volumi 6, 7, 8 e 9, che appunto comprendono la seconda metà di un manga che avevo iniziato a leggere il mese scorso e che, vi dirò la verità, non è che mi sia piaciuto così tanto. In generale è un manga secondo me apprezzabile, è un manga tecnicamente realizzato bene, con uno stile anche molto ricercato, molto bello esteticamente, e con una lettura tutto sommato anche godibile, però nel complesso sono rimasto deluso, perché devo dire la verità, mi aspettavo totalmente un manga diverso. Mi aspettavo un manga d'avventura, mi aspettavo un manga che appunto riuscisse a costruire una storia attraverso il viaggio che appunto si narra all'interno di queste vicende, un viaggio in cui si potesse sentire anche la sfida, la difficoltà di ogni battaglia, di ogni avventura, di ogni situazione, di ogni tappa che si affronta durante il viaggio stesso.
E invece non è niente di tutto ciò, è un manga tremendamente più statico, dove il viaggio in sé non viene valorizzato per niente, secondo me, e l'attenzione viene riposta al 100% su dei personaggi che a me personalmente non sono piaciuti. Dei personaggi banalissimi, caratterizzati in modo secondo me discutibile, con questo approfondimento psicologico che, non so, a me a tratti ha fatto veramente cascare le braccia. È un manga molto sentimentale, è un manga a tratti quasi poetico, però così, è un tipo di poetica o filosofia, chiamatela come volete, che a me non è piaciuta. È più che altro un tipo di retorica che non mi è piaciuta, che non mi ha mai interessato e che complessivamente mi ha fatto apprezzare molto meno questo manga di quanto non mi sarei aspettato. In generale credo che comunque fosse fin dagli inizi un manga pensato per un pubblico di ragazze, lo si capisce da tantissime cose, non ultimo il character design dei personaggi. Non c'è niente di male, però teoricamente il manga è uno shonen, quindi questa cosa mi ha un po' spiazzato. Sapevo naturalmente che i seguiti si sarebbero rivolti a un pubblico femminile, infatti se non sbaglio Sayuki Reload e altri sono proprio degli josei, eppure non lo so, mi aspettavo un manga, come già detto, più avventuroso, un manga più avvincente e che proponesse dei contenuti, una storia che fosse interessante al di là dei personaggi che però invece invadono completamente la narrazione della storia, che secondo me per tutto il resto non propone dei contenuti così interessanti. Non leggerò i seguiti qualora volessero ristamparli, perché comunque non mi interessa, ne sono contentissimo di aver recuperato il manga con questa edizione qua, perché non avrei mai speso volentieri i 12,90€ di ogni volume della nuova edizione. E concludiamo questo video acquisti con l'angolo delle riletture, ovvero dedicato ai manga che in passato ho già letto almeno una volta, e ho completato la rilettura questo mese di JoJo Steel Bull Run con i volumi dal 20 al 24, che appunto chiudono questa settima parte di JoJo, che si è rivelata di gran lunga non solo quella che ho rivalutato di più all'interno di queste mie riletture di JoJo, cioè quella che ho apprezzato maggiormente in questa mia seconda lettura, cosa che in parte non mi sarei neanche aspettato proprio perché in realtà a me già piacque molto la prima volta, ma è addirittura diventata la mia serie preferita in generale per quanto riguarda JoJo, e questo per vari motivi che ho spiegato nei video acquisti precedenti. È un manga che propone un viaggio incredibile, una struttura narrativa fantastica, con una storia ricchissima di misteri super articolati, super complessi, ma raccontati bene, con le giuste tempistiche, con dei personaggi straordinari che hanno dei passati alle spalle che sono pazzeschi, e con delle battaglie che sono davvero fuori di testa. In poche parole, l'apoteosi di tutto ciò che Araki aveva fatto di meglio nelle parti di JoJo precedenti, magari in modo anche un po' discontinuo, perché comunque c'era la serie che era più ferrata in questo, c'era la serie che era più ferrata in quest'altro. Qui secondo me tutte le cose in cui Araki è bravo vengono fatte nel migliore dei modi. L'unica critica che posso fare a Steel Bull Run è che, non diversamente dalle altre serie, ogni volta che arrivo alla fine c'ho un po' l'amaro in bocca, perché c'è sempre qualcosa che avrei voluto che venisse raccontata diversamente. La battaglia finale secondo me è stata troppo lunga, troppo estenuante, e proprio nel finale in sé, insomma nel volume 24, secondo me ci sono un po' troppe cose che sono state trascurate negli ultimi capitoli, ma sono tutte cose che mi piacerebbe raccontare meglio in una recensione che comprendesse evidentemente una parte spoiler, perché sarebbe necessario naturalmente entrare nello specifico di quello che accade in questi ultimi volumi. Per il resto però è una serie che mi è piaciuta tantissimo, e al di là di queste piccole critiche rimane davvero secondo me la serie più riuscita di JoJo, e ripeto, quella che di gran lunga ho apprezzato di più all'interno di queste mie riletture. Mi piacerebbe moltissimo a questo punto recuperare JoJolion, ma guarda un po', come praticamente tutto il catalogo Star Comics nell'ultimo periodo, è letteralmente impossibile avviarsi al recupero. Perché? Perché è una serie che in parte è disponibile, in parte è esaurita, i volumi comunque sembra che non stiano venendo ristampati, non c'è nessun comunicato in merito, quindi io non ho intenzione di recuperare attualmente i pochi volumi che fossero disponibili. Lo farò eventualmente nei prossimi mesi qualora la serie venisse resa nuovamente disponibile, però veramente boh, cioè la trovo ridicola come cosa, anche perché per assurdo da noi JoJolion deve ancora finire, e una serie che ancora deve finire non ti puoi recuperare i volumi usciti finora, cioè veramente allucinante secondo me. Però vabbè, dai, ovviamente prima o poi la dovrò leggere e spero di poterlo fare, insomma, in tranquillità, senza fare voli pindalici per recuperare i volumi usciti anni fa. Per il resto ci vediamo al prossimo video e aloha aloha!